Buongiorno a tutti, questa è la terza puntata del podcast realizzato dalle classi quinte C e D dell'Istituto Romero riguardante il percorso di educazione civica incentrato sul tema della mafia. Oggi vogliamo parlarvi del film I 100 Passi. Il film, di genere drammatico-biografico, uscito nel 2000, è diretto da Marco Tullio Giordana con l'aiuto di Claudio Fava e Monica Zappelli in collaborazione con Rai Cinema e Telepiù e ha una durata di quasi 2 ore. Ci racconta la vita di Giuseppe Impastato, attivista antimafia degli anni 70, anche detto Peppino, e il titolo è dedicato alla distanza che c'è tra la sua casa e quella di Gaetano Badalamenti, il capomafia della sua zona. Peppino nasce a Cinisi nel 1948 e morirà 30 anni dopo, nel 78, ed è legato tramite il padre Luigi all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, dalla quale cerca di uscire e ribellarsi, denunciandone pubblicamente le gesta criminali. Sin da piccolo capisce cosa vuol dire vivere all'interno della mafia, comprendendone il potere ma anche la lotta che esiste contro di essa. I punti cruciali dell'infanzia di Peppino, che in fase adulta gli permetteranno di avere il coraggio di andare contro il gruppo mafioso di Cinisi, sono la morte dello zio Cesare Mandella, anche lui capomafia, attraverso un attentato, poi l'incontro col pittore comunista Stefano Venuti e il rifiuto della famiglia in senso mafioso. Giuseppe scrive articoli per attaccare la mafia e fonda anche Radio Out, strumento con il quale la provoca in maniera ironica e ne denuncia gli atti criminali. Si candida poi alle elezioni comunali sotto il Partito della Democrazia Proletaria e mentre la campagna elettorale è ancora in corso, il suo corpo viene ritrovato senza vita sui binari della ferrovia, facendo pensare a un suicidio. Tuttavia l'evento passa sotto traccia perché è corrispondente al giorno della morte di Aldo Moro, un famoso attivista ucciso dalle Brigate Rosse. Si capirà poi che la morte di Peppino, che non poteva più essere protetto dal padre morto in un oscuro incidente, sarà ordinata appunto da Don Tano, Gaetano Badalamenti, poiché scomodo a lui e a tutto il sistema mafioso. I personaggi di rilievo sono ovviamente Peppino, il padre Luigi, il fratello Giovanni e la madre Felicia, interpretati rispettivamente da Luigi Locascio, Luigi Burruano, Lucia Sardo e Paolo Briguglia. Mentre Tony Sperandeo ricopre le vesti del boss mafioso Don Tano e Pippo Montalbano quelle dello zio Cesare Manzella. La storia di Impastato insegna che non tutti i figli dei mafiosi abbiano lo stesso progetto di vita dei genitori, ma che esiste qualcuno capace di riconoscere ciò che è giusto e cosa non lo è. È infatti possibile abbandonare le ideologie e le convinzioni criminali di queste organizzazioni per denunciare con coraggio ciò che viene fatto non alla luce del sole e tentare di ricominciare una nuova vita. Tuttavia, il film mostra anche quali siano molto spesso le conseguenze di chi, come Peppino, attacca pubblicamente i clan mafiosi, ovvero un omicidio che non lascia tracce. Si evidenzia quindi il problema del non riuscire mai a sconfiggere definitivamente la mafia, seppur la storia di Impastato sia stata ad esempio per la lotta contro questa. Per oggi è tutto, vi aspettiamo alla prossima puntata dove inizieremo a raccontarvi della gita a Palermo, a cui noi di Quinta C e D, così come altre classi dell'istituto, hanno partecipato con la guida dell'associazione antimafia Dio Pizzo.